siamo di Piazza Duomo, sempre a Nola siamo, perché io oggi sono tornato a Nola perché voglio parlarvi ancora di questa terra che del nostro piccolo capoluogo di provincia. Noi viviamo nell'Agro Nolano, viviamo Nola come se fosse il nostro capoluogo, è il posto dove i nostri figli vengono la sera a passare il tempo con gli amici, è il posto dove noi stessi veniamo con i nostri amici a passare delle serate. Ecco, Nola è meravigliosa non solo durante la festa dei Gigli, probabilmente l'unica festa che, l'unico momento in cui Nola sembra stare al centro dell'attenzione di tutti è la festa dei Gigli. Io non credo che questo sia l'unico momento. Nola è meravigliosa sempre. Qua è piacevole prendersi un caffè con gli amici in questa piazza, è piacevole percorrere i tanti vicoletti, no, che caratterizzano questa struttura, questa città che ha una struttura assolutamente molto antica, dove si capisce, lo percepisce il senso della cultura. Eppure su Nola sono stati fatti degli errori proprio strategici, si è deciso di puntare solo sul food, come se fosse l'unico commercio possibile, senza considerare altri tipi di attività commerciale. Ad esempio si poteva sviluppare l'artigianato legato ai Gigli e legato all'attività dei Gigli. La fondazione Gigli Nolana andrebbe supportata maggiormente. Qua abbiamo anche una bellissima condotta Slow Food, la condotta dell'Agro Nolano, che cerca di valorizzare i prodotti del territorio e che ogni anno fa un premio, il premio Ruperto da Nola, dove premia i più bravi chef del territorio. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che il food abbinato a un artigianato di qualità potrebbe essere l'arma di rilancio in più di Nola. Tutto questo però deve partire anche dalla regione, dove ci vogliono progetti mirati e una formazione professionale mirata. Nola mancano delle professioni fondamentali. Mancano ad esempio i lavoratori della cartapesta, che sono fondamentali per i Gigli. Mancano ad esempio gli artigiani del legno, gli artigiani della ceramica. Tutte attività che in questo territorio potrebbero trovare uno sviluppo. Mancano perché? Perché in realtà la Regione non ha mai investito nella formazione professionale, quasi è semplicemente investito nella formazione intesa come pastoia elettorale dove andare a raccogliere voti. Non è importante chi si formava e come si formava o cosa si formava. Era importante mettere in moto il corso finalizzato al corso stesso. Bisogna cambiare questo paradigma. Il paradigma deve essere: tu fai il corso, mi formi il professionista lavora, perfetto, il professionista se lavora ha diritto ad essere pagato. Se il professionista non si occupa, cioè se tu hai un'occupazione dei corsisti che è al di sotto del 50%, il corso non viene finanziato. Quindi in questo modo vedrete che avremo dei corsi di formazione non più finalizzati al corso stesso, ma finalizzati alle esigenze dell'azienda. Cioè vale a dire le persone dovranno seguire il corso solo se le aziende realmente ne hanno bisogno. Allora sì che vedrete che questi bimbi che oggi usano questa piazza in modo giocoso e simpatico, domani probabilmente diventeranno i cittadini di questa terra. E non la scuola, intesa come istruzione, non può da sola risolvere i problemi di formazione e di crescita di un territorio. C'è bisogno di una buona formazione professionale. Io mi impegnerò molto sulla formazione professionale perché è il mio mondo e il mio settore. E pretenderò e lavorerò affinché la formazione professionale in Campania diventi un'eccellenza e non sia più quel bubbone che da anni ci portiamo appresso e che puntualmente è pronto a scoppiare. Scoppia con le indagini, scoppia con dei corsi inutili, scoppia sul nulla. È inutile poi tutte le sceneggiate che ci vengono a fare De Luca o La Fortini. La formazione professionale in Campania è un problema che noi affronteremo e da Nola partirà un grande progetto di sviluppo, di riqualificazione delle giovani leve, i quali dovranno imparare a fare tanti mestieri artigianali che solo la formazione professionale può dare e che purtroppo l'istruzione nazionale non riesce a dare. Seguitemi ancora.